Beh, forse sì, dopo anche le vicende dell'attentato, degli attentati purtroppo di questa notte, tragici, ci si ripresenta il tema del ruolo e della funzione dell'Europa come possibilità anche di cerniera con la nostra cultura, con la nostra idea anche di democrazia, dove il tema del dialogo, del rispetto reciproco, del rispetto delle persone, della capacità di essere anche un ponte verso il Mediterraneo e verso il Medio Oriente, si ripresenta con tutta la sua urgenza. E poi ci interroga anche sulle politiche sbagliate che abbiamo forse portato avanti negli anni e che, anziché contribuire a stabilizzare il mondo, hanno accentuato anche i rischi che il mondo presentava. È un attentato barbaro perché colpisce civili, li colpisce in maniera così tragica, ci spaventa perché è un attacco di guerra con una forma come questa del terrorismo, dove più difficile è costruire anche le reti di prevenzione, le reti di protezione, le reti di sicurezza per i cittadini. Questo festival è un festival che negli anni ha sempre cercato di mettere al centro il confronto culturale, religioso, politico tra paesi, essere davvero un ponte. Sicuramente la cultura aiuta sempre, forse è quella che può aiutare un po' anche a salvare il mondo. Abbiamo l'esigenza di ricostruire questi legami, siamo spaventati perché dobbiamo dire che quello che è accaduto ieri a Parigi ci spaventa, ci interroga, ma ci spaventa profondamente, e forse questo festival, insomma, ha avuto una visione, il tema dei popoli e dei popoli diversi, e il tema di come le religioni possono modificare i caratteri di un popolo e rendere anche problematiche le relazioni è il tema dell'oggi, è il tema del contemporaneo. Quindi, insomma, chi ha pensato a questo festival ha colto quali erano i segni e le preoccupazioni dei tempi moderni.